Questo qua sì. Un rogo si è sviluppato in un capannone pieno di rifiuti della LEA, l'azienda sequestrata pochi giorni fa dalla magistratura marcianese in provincia di Caserta, proprio per violazioni ambientali, in quanto teneva ammassata una grande quantità di rifiuti che avrebbe dovuto invece smaltire. Sul posto presenti varie squadre di vigili del fuoco. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, in un lungo post sui social parla di grande disastro ambientale ed una drammatica sconfitta per chi cerca di difendere l'ambiente. La colonna di fumo è visibile a notevoli chilometri di distanza, mentre nell'aria si è diffuso un forte odore acre. Sul posto è in azione numerose squadre di vigili del fuoco di Napoli e di Caserta, che con difficoltà stanno cercando di domare le fiamme. In azione anche mezzi meccanici per rimuovere l'ammasso di rifiuti bruciati sotto il capannone. Lo sciopero generale dei trasporti previsto per oggi non ha provocato gravi disagi a Napoli, che tramite l'azienda ANM ha comunicato che bus, funicolari e metro, ad eccezione della linea 2, sono regolari. L'agitazione finirà alle 21. Lo sciopero serve, come ha spiegato il sindacato, per chiedere il ripristino dell'articolo 18 per tutti i lavoratori, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la sanità gratuita e il diritto alla casa per tutti, ed ancora reddito minimo garantito e pensione a 60 taglio con 35 anni di contributi. Un 22enne di Casalnuovo, ricoverato da giorni all'ospedale Cotugno di Napoli, è deceduto a causa di un edema cerebrale provocato da una meningite. Si tratta del 7° caso fatale da infezione di meningite nel corso di quest'anno, su un totale di 14. Il ragazzo, dopo 2 giorni di febbre alta ed un ricovero in uno dei presidi della ASL Napoli 2 Nord, era giunto 2 giorni fa all'emergency di Villa dei Fiori di Acerra, poi il trasferimento al Cotugno. Da indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola su violenze sessuali commesse ai danni di una minore di 16 anni, i carabinieri della compagnia di Nola hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola nei confronti di un uomo di 52 anni. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta dai militari durante un servizio perlustrativo, hanno consentito di delineare un grave, univoco e concordante quadro indiziario a carico della persona indagata, ritenuta responsabile di aver commesso dal 2015 al 2016 atti di violenza sessuale ai danni della minore. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato a Pozzuoli uno studio dentistico abusivo. Il titolare è risultato privo dei prescritti titoli abilitativi e delle relative autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio della professione medica, nonché sconosciuto al fisco. Al termine dell'attività il locale è stato sequestrato insieme all'attrezzatura chirurgica, agli arredi, a farmaci di vario tipo e tutte le varie strumentazioni. E 2 diciottenni sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 166 degli Alburni, che collega Eboli a Rocca d'Aspide nel Salernitano. Secondo una ricostruzione, i ragazzi poco dopo la mezzanotte avrebbero invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. A tutti buon proseguimento. Arrivederci. 2016, il compleanno di Mario Pina, mo stacco qua.